Gesù è vivo nella comunità. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi, leggiamo e ascoltiamo insieme Matteo 18, 15, 20. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo tra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità. E se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo, e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Amen. Carissimi, continuiamo la lettura di questo capitolo 18 di Matteo, ben sapendo che è un ulteriore discorso, il quarto discorso dei cinque grandi nel Vangelo di Matteo. È un discorso ecclesiale, comunitario, dove Gesù stesso parla della relazione che deve esserci tra fratelli e sorelle in Cristo. È un Vangelo, è un discorso molto attuale, anzi sempre attuale, poiché noi ben sappiamo che Gesù lo ha detto alla fine, dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Qual è il pericolo? Il pericolo che venga il diavolo. In greco, colui che divide, colui che separa l'uomo dall'uomo e l'uomo da Dio. Ecco che quindi la perfezione del cristiano è vivere in una comunità, in greco ecclesia, chiesa, cioè convocazione di persone nel nome di Gesù, oppure coinonia, dagli Atti degli Apostoli, in greco mettere insieme, in comune, la propria vita, le proprie cose, i propri beni, i propri cuori. Ecco che Gesù quindi sta parlando di come deve essere, in quale direzione deve andare la Chiesa, le nostre comunità cristiane. Parla di correzione fraterna. Abbiamo ascoltato anche quando Gesù ha detto: chi è il più grande? Il vostro servitore. Lo scandalo. Abbiamo ascoltato la pecora smarrita. Quanto è importante che il pastore va a recuperare l'unica pecora smarrita e lascia le 99 sul monte. Un Vangelo di speranza nei confronti di coloro che si stanno allontanando dalla Chiesa, dalla comunità. Oggi vediamo che Gesù anche chiede alla comunità, ai responsabili, di correggere fraternamente gli uni gli altri per tutelare il dono della comunità, il dono della presenza di Gesù in mezzo a loro. Ma oggi vorrei soffermarmi su un punto. Al versetto 19 Gesù dice: in verità vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Questo mettersi d'accordo in greco risuona come sinfoneo, cioè andare d'accordo. Cioè c'è questo fonè, suono, un suono unito. Noi conosciamo la sinfonia, un insieme di suoni belli, dolci, armoniosi. Ecco la sinfonia. Gesù ci chiede di andare d'accordo, di suonare insieme. Il suono più bello per ogni cristiano è aprire la bocca e nominare il nome del Salvatore, Gesù Cristo.
nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Gesù Cristo è il Signore, Gesù è il Salvatore, Gesù è il Messia. Ecco, insieme, radunati nel suo nome, mettersi d'accordo e chiedere al Padre. La forza, la potenza della preghiera comunitaria, dell'intercessione, non ha rivali, non ha simili. Ha un'efficacia davvero forte, ma quanto è importante allontanare tutto ciò che ci divide. E chi divide non è l'uomo. A volte certamente sono le opere della carne, dell'uomo, che dividono. Il parlar male, giudicare, condannare, compiere gesti contrari a una collaborazione, a un'amicizia, all'unità stessa. Gesù dice: state uniti, state insieme. Gesù dice: cercate di non accogliere la divisione in mezzo a voi. Cercate di risolverla insieme, nell'amore e nella pace. Attenzione, perché qui siamo in un contesto molto profondamente cristiano, un contesto che non è quel contesto che a volte noi troviamo nel mondo tiepido, dove qualcuno ogni tanto si ricorda di pregare, di andare in chiesa o di compiere qualche preghiera. Il contesto di Matteo è un contesto profondamente cristiano, cristocentrico, dove Gesù è al centro, dove Gesù è sulla bocca dei discepoli suoi che lo invocano. Quindi non è quel contesto che molto spesso vediamo freddo nella nostra società. Ecco perché Gesù dice: chiedete nel mio nome, mettetevi insieme, fate una sinfonia di lode, di invocazione, di adorazione, di richieste, e il Padre mio che è nei cieli ve lo concederà. Gesù è vivo, cari amici. Gesù è vivo, e la forma più bella nella quale Lui si manifesta è la comunità, l'ecclesia, la coinonia. Noi dobbiamo sottometterci a Lui, sottometterci allo Spirito Santo per formare un solo corpo. È un'azione di volontà, di desiderio e soprattutto opera dello Spirito Santo, che invochiamo in questo momento. Vieni Spirito Santo, entra nella mia vita. Fa di me uno strumento di comunione, di pace, uno strumento ecclesiale, uno strumento che unisce. Non voglio dividere, non voglio gettare fango, non voglio gettare zizzania contro i miei fratelli, le mie sorelle, ma voglio essere strumento di pace. Fa di me una colla che mette insieme le persone che sono divise. Fa di me uno strumento efficace nelle tue mani, per la comunità che tu stesso mi hai dato, per la Chiesa dove io sono inserito. E a te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ecco, cari amici, proclamiamo con efficacia, con forza, lo slogan di oggi. Gesù è vivo nella comunità. Gesù è vivo e presente quando insieme due o più, riuniti nel suo nome, cantiamo a Lui, inneggiamo a Lui, adoriamo. E quindi vi invito, carissimi, oggi a radunarvi insieme, a mettervi insieme e a lodare il nome di Dio, e Lui si manifesterà. Grazie per avermi accolto, buona giornata, ci vediamo domani, ciao! Se questo servizio di evangelizzazione ti sta aiutando, abbiamo bisogno di te. Sostienici affinché questa opera di evangelizzazione vada avanti. Scrivi qui sotto nei commenti: sostienici, e ti invieremo il link.